C'è una cosa che mi sono sempre chiesta sin da quando ero bambina. Perché i cimiteri sono visti come luoghi così lugubri e tristi? Il cimitero della Certosa nasce verso la metà del 1300 come convento di monaci certosini. Successivamente, nel 1801, viene proclamato cimitero pubblico. Il primo cimitero pubblico in tutto il mondo. Ci tengo a specificare che la Certosa non è solo un cimitero, è molto di più. È un pozzo d'arte ricco di storie, di sculture e statue che rappresentano un patrimonio unico. Dentro queste mura risiede la storia dei monaci certosini, la loro cultura, le loro usanze. Prendiamo ad esempio il dolce certosino. Qui a Bologna è un dolce famosissimo, ma quante persone sanno che risale al 1530 e fu fatto in onore di Carlo V per la sua incoronazione? Quanti sanno che venne realizzato con degli specifici ingredienti perché erano molto costosi e ricercati e quindi celebravano la grandezza di Carlo V? E non è estremamente affascinante pensare che due dei segni stradali più antichi che venivano utilizzati allora si trovino uno qui e uno nei pressi delle due torri. La mano di marmo, quello che si trova qui in Certosa, indicava il cimitero, mentre la mano di ferro indicava la strada per giungere a Roma. E allora, come si può fare di un posto così pieno di storia e ricchezza artistica un luogo lugubre e triste? Un posto che è persino stato preso in considerazione come patrimonio dell'UNESCO. Mi ha colpito particolarmente questa tomba mista, perché è un po' dipinta e un po' scolpita. E mi piace sempre pensare che ogni tecnica artistica non sia fine a se stessa, ma si possa unire ad altre. Si trova in quello che una volta era il refettorio. Posso quasi vederli i monaci certosini mangiare in questa sala, in silenzio, senza dire nulla. E per me è assurdo e affascinante al tempo stesso pensare a quante modifiche, quante evoluzioni ha subito questo posto nel tempo. Un po' come tutto se ci pensiamo. Qui possiamo notare tanti simboli massonici. Il piagnone è il simbolo di Bologna, solitamente rappresentato con una donna. Qui invece è stato scolpito un uomo che piange sulle ceneri della moglie. Il genio alato è un simbolo pagano. Una volta teneva in mano una bilancia e una lancia, purtroppo sono state rubate e sostituite con una croce. Questa tomba rappresenta un simbolo positivista che racconta le opere virtuose di un massone in vita e la bilancia e la lancia stavano a significare che una volta morto sarebbe stato valutato in base alle sue opere e non in base alla religione. Dunque la croce cambia completamente il senso del messaggio, ma noi faremo finta di niente. Questa è la cisterna più grande di Bologna, profonda 22 metri. Da tantissimi anni è utilizzata come ossario, quindi come potrete immaginare è piena di ossa di chissà quanta gente. A questo proposito vi voglio raccontare un piccolo aneddoto. Stefano Pelloni fu un brigante bolognese spietato e crudele del 1800, ma siccome Pascoli lo definì passator cortese in una delle sue poesie intitolate Romagna, si diffuse questo falso mito che fosse un buon rivoluzionario. Persino Garibaldi lo declamò. La verità è che commise molti omicidi, furti e stupri, ma siccome le persone devono sempre credere in qualcosa o qualcuno, spesso si creano dei falsi eroi seguendo l'immaginario popolare. Fortunatamente Pelloni fu catturato dagli austriaci e fucilato e venne sepolto nella Certosa. Non molto tempo fa, non si sa perché, si è deciso di allestire un museo per questo brigante e quindi alcune persone specializzate nel campo sono venute qui, proprio in questa cisterna, per cercare di recuperarne appunto la testa. Sembra che l'abbiano trovata e che sia effettivamente quella di Stefano Pelloni, in seguito a un prelievo che ha dimostrato essere simile a quello di Raffaella Carrà, che in realtà fa Pelloni di cognome, e quindi sembrerebbe essere una sua discendente. Se poi sia vero o no, questo io non posso attestarlo con certezza, però trovo molto interessante tutta questa storia e volevo condividerla con voi. Ora facciamo un esperimento. Attingete a tutta la vostra fantasia
eliminate le colonne e tutti gli oggetti superflui e cercate di immaginare questa sala come un'enorme vasca con dei pesci. Io la immagino così. Riesco quasi a vederli, tanti piccoli pesciolini rossi che nuotano. Questa sala, infatti, una volta era una pescera. Dovete immaginare dei tubi di terracotta che portavano direttamente l'acqua del Reno qui, per i pesci. La base è quella del monastero, mentre la struttura risale agli anni 30-40 ed è ispirata ai Romani. Il leone che vedete è un'opera dello scultore Sarti di metà 800, aggiunto successivamente quando la vasca è stata rimossa. Il leone rappresenta la forza di Bologna, che durante il Risorgimento viene attaccata e ferita diverse volte, ma non cede agli austriaci né allo Stato Pontificio. Il bello della Certosa è che raggruppa diversi periodi su un unico terreno. Questa, per esempio, è una scultura del 1920, in stile Liberty. Lo scultore ritrae una donna ebrea sotto incarico del marito. L'uomo vuole che quest'opera esprima la sua rabbia e impotenza nei confronti della morte prematura. Ma se guardate bene, la donna non trasmette dolore o tristezza, ma una sorta di pace nei confronti della morte. Sono certa che non vorrebbe che il marito venisse a piangere su di lei, ma piuttosto raccontarle qualcosa di bello, che le mostrasse che nonostante tutto ha avuto la forza di andare avanti e sorridere alla vita. Subito dietro possiamo ammirare una scultura del 1921, dello scultore Pietro Veronesi. Anche questa statua esprime una sorta di remissione nei confronti della morte, e sembra quasi che sia in dialogo con l'altra. Trovo che queste due statue siano molto affascinanti e suggestive, soprattutto per l'atmosfera che creano l'una con l'altra. Sapete che una volta, vi parlo degli inizi del 1900, sotto i portici della Certosa i bambini venivano a giocare insieme, correvano, le mamme chiacchieravano e c'era persino un baracchino dei gelati. Io li posso quasi immaginare a giocare a nascondino tra le colonne, i portici, ridere felici e spensierati, probabilmente ignari di cosa sia la morte. Ecco, potremmo stare qui per giorni a visitare questo cimitero e trovare sempre qualcosa di nuovo e sorprendente. Pensate che qui sono sepolti Lucio Dalla, Giosuè Carducci e tanti altri. E secondo voi, uno come Lucio Dalla vorrebbe un clima di tristezza attorno a lui? Io penso di no. Penso che piuttosto preferirebbe che qualcuno suonasse il clarinetto, il suo strumento tanto amato, e che cantasse per lui, che gli portasse la cosa che più amava, la musica. E allora vi pongo la stessa domanda di prima. Come fa un cimitero così bello ad essere considerato un posto dove versare lacrime e basta? Io sono convinta che i miei nonni preferirebbero vedermi sorridere che piangere. Preferirebbero vedere una Francesca curiosa, che si interessa d'arte, che scopre cose nuove, che va in giro piena di stupore ed emozione. Certo, i cimiteri rimarranno sempre posti un po' malinconici perché ci abbiamo seppellito i nostri cari. Ma dobbiamo anche pensare che quelle persone non vorrebbero vederci giù di morale. Vorrebbero vederci sorridere, ridere, correre. E allora perché non portare un po' di felicità e allegria anche a loro? Perché non possiamo vedere il cimitero come un posto dove fare festa alle persone che ci hanno amato e che abbiamo amato? Il cimitero non nasce come un posto dove deprimersi e annegare il dolore. Nasce come posto dove ricordare chi abbiamo amato. E io non vorrei essere ricordata con pianti e visi tristi. Voglio essere ricordata con gioia e allegria, perché questo è quello che sono. Una persona felice e piena di vita.